aiutare a discernere i movimenti del cuore dei giovani, orientare i loro passi, abbracciare con gli occhi il cuore e rompere l'illusione che si possa vivere felicemente stando chiusi nelle proprie sicurezze. Sono state le indicazioni di Papa Francesco nell'udienza ai partecipanti al convegno internazionale di pastorale vocazionale promosso dalla Congregazione per il Clero che si è tenuto a Roma. Una 3 giorni di riflessione sul tema Miserando atque eligendo, il motto episcopale del pontefice. E proprio ai partecipanti, Papa Bergoglio ha ribadito la necessità di non ridurre la fede ad un libro di ricette, di essere vigili e prudenti nel verificare le chiamate, di posare sui giovani uno sguardo attento, capace di leggere in profondità, senza far sentire l'altro né minacciato né giudicato. È uno sguardo, quello del pastore, capace di suscitare stupore per il Vangelo, di svegliare dal torpore in cui la cultura del consumismo e della superficialità ci immerge e di suscitare domande autentiche di felicità, soprattutto nei giovani. Parole che hanno suscitato domande e offerto spunti interessanti per la conclusione del convegno al quale hanno partecipato vescovi di 50 paesi. A tirare le fila è stato il cardinale Beniamino Stella, prefetto della Congregazione per il Clero, che ha posto l'accento sulla riscoperta della vocazione del battesimo, sulla necessità di lasciare la sicurezza delle proprie reti per cominciare un cammino seguendo la chiamata. È un compito dei sacerdoti in particolare, sempre io dico sono i sacerdoti che hanno un grande peso nella Chiesa oggi, ma devono essere veramente convinti della loro vocazione, perché di sacerdoti mediocri produrranno solamente di sacerdoti poveri, ecco, con tante carenze e con tante precarietà nel cuore. Se sono sacerdoti profondamente convinti della loro vocazione, sapranno comunicare la bellezza della loro chiamata. Di certo non mancano le difficoltà, spesso la catena di trasmissione della fede si è interrotta in famiglia a causa di separazioni o divorzi e quindi, prima di lavorare sulla pastorale vocazionale, in molti paesi si deve proporre il primo annuncio del Vangelo. Accade ad esempio in Uruguay, Monsignor Milton Luis Troccoli, vescovo ausiliare di Montevideo. Tutto il cono sud di America Latina ha in questo momento una crisi vocazionale. Non c'è crisi di chiamati, perché Dio sempre chiama, ma la crisi è di quelli che chiamano. Allora noi siamo i primi responsabili di rivertire, di fare cambiare questa crisi. In questo convegno ci hanno incoraggiato anche a questo, no? A cambiare questo e a essere noi coraggiosi per proporre la vocazione a tutti i giovani della nostra cultura, del nostro paese. Un coraggio che arriva dalle testimonianze di chi ha incontrato lo sguardo misericordioso del Signore, Monsignor Jorge Carlos Patron Wong, arcivescovo segretario per i seminari. C'è una realtà bellissima che sta capitando nella Chiesa, che ci sono moltissimi giovani del mondo che hanno voglia e questo desiderio, questo bisogno di trovare un senso profondo nella loro vita. E sono tanti sacerdoti che, come servitori del discernimento vocazionale dei giovani che sono vicini a loro, che hanno questa bella missione e stanno svolgendo questa nuova realtà e questa missione davanti a tante sfide, però con tanta creatività.